Sino Caracappa, che edizione sarà questa dello Sciacca Film Fest? È un'edizione particolare perché intanto stiamo facendo tutta una serie di manifestazioni che sono celebrative rispetto ai 10 anni del festival. Quindi abbiamo recuperato tutta una serie di materiali significativi che ci hanno accompagnato negli ultimi 10 anni, soprattutto film e documentari vincitori del concorso, quasi a dare una testimonianza del tempo che è passato e dei temi che si sono stati affrontati. Poi per il resto abbiamo, come al solito, lo Sciacca Film Fest, un grande contenitore all'interno del quale ci sono tanti concerti, perché siamo riusciti a sviluppare una buona collaborazione con un'altra manifestazione che si chiama Sciacca Classic, che è molto interessante. E poi soprattutto una grande mostra che abbiamo voluto dedicare a Rosario Bruno, che sarà una mostra molto interessante, che sarà una sorta di laboratorio aperto, e poi una vera esposizione che durerà fino alla vera edizione, della 10ª edizione dello Sciacca Film Fest, che si svolgerà dal 13 al 17 settembre. Questa decisione di separarlo in due fasi? È una decisione intanto venuta spontanea, perché intanto avevamo tantissimi materiali. All'interno delle cose che si erano decise rischiavamo veramente di perdere l'attenzione del pubblico, perché contemporaneamente ci sono altre manifestazioni di intrattenimento, manifestazioni popolari. Noi puntiamo su un target un pochettino più alto, ma ciò non esclude che a tutti deve essere garantita la possibilità di accedere a dei contenuti anche culturalmente un poco più elevati. Pippo Bellanca, il Comune sostiene questa iniziativa? Certamente sostiene, abbiamo insieme a Sino Caracappa deciso un po' il calendario di questa lunga anteprima della Sciacca Film Fest, proprio per la ricorrenza anche del decennale di questa edizione importante, piena di iniziative che, come diceva bene Sino Caracappa, collegano, hanno un filo conduttore, diciamo, con gli ultimi 10 anni di questa splendida manifestazione. Noi abbiamo dato il nostro supporto, siamo qua, continueremo a darlo, perché crediamo in queste tipologie di iniziative che sono certamente culturalmente abbastanza, diciamo, elevate, e noi vogliamo sostenerle.